progettazione, ma la creazione di un mondo visivo nuovo. E lo troveremo appunto nella sala di fronte a questa, perché veramente il tutto avviene nell'arco di un anno rispetto a queste opere. Quindi è un'evoluzione che improvvisamente prende una rapidità eccezionale e dà luogo a questo cambiamento veramente radicale. Qui però già emergono davvero degli elementi fondamentali. Capolavoro. Il 1910, siamo poco dopo quelle opere, ma sappiamo già che c'è un progressivo cammino verso la perdita della rappresentazione, la rinuncia medievale. E qui c'è ancora un punto di partenza, cita in parte, che non abbiamo detto, ma per esempio nel trattamento del cielo, dell'arte stesso, sta creandosi qualcosa di nuovo. Sono gli anni nel periodo in cui io sto scrivendo sullo spirituale del mare, dove si viene proprio i colori, al di là della loro funzione rappresentativa, hanno soprattutto una funzione evocativa e psicologica. Quindi ogni colore rappresenta il timbro di uno strumento musicale, una sensazione tattile, quindi sono delle opere sinestetiche, perché il colore produce delle percezioni che afferiscono tutte le sfere sensoriali. No, quindi veramente non solo guardate ma anche ascoltate queste opere. E questo passaggio lo vediamo poi compiuto nei due capolavori che stanno l'uno di fronte all'altro, Macchia Nera e Sonato nell'ambiente culturale e artistico russo, quindi sovietico ormai. Uno si aspetterebbe delle opere cupe, drammatiche, ma l'artista riesce a sublimare anche i suoi drammi personali in un'opera di un'armonia, di una bellezza, di un equilibrio che vedrete che lasciano stupefatti anche in relazione alle sue vicende personali. E che ce lo mostrano anche come uomo, che riesce a superare proprio i drammi esistenziali attraverso il potere catartico e salvifico dell'arte. Ci fa capire ancora una volta di più anche l'uomo, la sua persona.